Un ben ritrovato a tutti gli appassionati di calcio, a una nuova puntata appunto di Orizzonti News, un programma di fatti di sport dedicato a Orizzonti United. Oggi una puntata ricchissima di immagini, di interviste, soprattutto di successi, quelli che hanno visto l'eccellenza vincere sul campo della Junior Vellese appunto domenica scorsa e anche l'esordio vincente della Juniors regionale a Tonengo contro il Caselle. Ma andiamo per ordine e cominciamo col darvi subito i risultati della domenica calcistica. Sul campo dell'Agrevil il Verbania batte Agrevil 2-0. Grugliasco Biogliese 1-1, Ivrea Baveno 1-1, il Caselle batte il Santhià per 2-1, l'Orizzonti in casa della Junior Biellese batte la Junior Biellese per 2-1, 9 Calcio Charvensod 0-0, il Gozzano vince a Domegna per 1-0, Varallo Pombia Gassino San Raffaele 0-0, Volpiano Borgaro 1-0. La classifica. Il Gozzano in testa, solitario, punteggio pieno 18 punti, seguito dal Volpiano a 15, il Gassino San Raffaele a 14, l'Orizzonti a 12, Città di Baveno 11, a 10 punti Caselle e Ivrea, a 9 punti Santhià, Agrevil e Junior Bellese, a 8 punti il Borgaro, Lomegna a 6 punti, a 5 punti il Verbania, il 9 Calcio, il Biogliese Valmos, a 2 punti lo Charvensod e il Grugliasco e a 1 punto il Varallo Pombia. Abbiamo visto quindi le immagini della vittoria di Orizzonti United contro la Junior Biellese, una vittoria che sicuramente ha disteso gli animi e ha fatto tornare i sorrisi, soprattutto sul volto di Riccardo Boschetto, che ci ha raccontato appunto la sua opinione a termine della partita. Sentiamolo. Riccardo Boschetto, allenatore degli Orizzonti United, dopo questa vittoria per 2-1 in cui abbiamo visto un primo tempo molto positivo da parte vostra, una ripresa in cui siete un po' calati. Sì. Siamo calati come è calato anche la Bielese, perché secondo me non ha senso giocare giovedì sera e domenica in 48 ore fare due partite. Aggiunta alla terza della domenica prima, siamo dei dilettanti e abbiamo delle difficoltà enormi
a poter recuperare questo tipo di partita. Infatti è stata una partita con ritmi molto blandi, molto bassi, dovuta, ribadisco, al fatto di aver giocato giovedì sera. Dopo due sconfitte però abbiamo visto una reazione della squadra sicuramente, almeno per 45 minuti, molto positiva. Si è di nuovo intravisto quello che può essere il vostro potenziale. Ma questo gruppo è un gruppo assolutamente eccezionale sul piano del lavoro e quindi non avevo dubbi che rispondesse in questa maniera. È un gruppo molto unito che lavora molto bene. Sulle potenzialità c'è da lavorare perché le potenzialità sono solo sulla carta, poi è il campo che decide. Quindi dobbiamo lavorare, dobbiamo crescere, dobbiamo vedere qual è il nostro percorso, qual è la nostra strada. Lo faremo con grande serenità e con grande umiltà e poi sarà la classifica a dirci se saremo una squadra che potrà stare al vertice o altrimenti faremo un altro percorso. Quali sono appunto i punti su cui bisogna lavorare di più? Ma certamente noi nella prima fase abbiamo avuto grandissime difficoltà nello sfruttare al meglio tutte le nostre potenzialità in attacco, in particolare Travaini. Abbiamo bisogno di lavorare molto nella ricerca del nostro attaccante, che è un ottimo finalizzatore, lo ha dimostrato anche oggi, facendo delle modifiche sul modo di giocare e su alcune interpretazioni quando abbiamo il possesso di palla. Junior Biellese Orizzonti United era anche la partita degli ex. Tanti infatti sono gli ex giocatori biellesi ora in forze alla corte di Riccardo Boschetto, tra questi il numero uno Andrea Codazzabetta. Sentiamolo. Andrea Codazzabetta, giocatore di Biella e ex Junior Biellese. Quali sono state le tue emozioni nel giocare qui oggi? Beh, diciamo che è bellissimo giocare qua anche l'anno scorso, mi sono trovato veramente bene. Grande stadio e niente, emozioni grandissime, perché affrontare la mia ex squadra è sempre una cosa molto bella. Siamo riusciti a vincere e per questo che sono molto contento del risultato, diciamo. Ecco, dopo due sconfitte è arrivata una vittoria non ancora bellissima, nel senso che non siete ancora stati continui per 90 minuti, ma si è finalmente visto qualcosa del vostro potenziale. Sì, certo, il primo tempo abbiamo dominato. Abbiamo creato molte occasioni da gol, tra cui un rigore che secondo me c'era. Il secondo tempo invece abbiamo un po' rischiato su delle occasioni, anche perché non eravamo molto bene messi in campo e poi perché loro erano molto, molto aggressivi. E diciamo che ci è andata bene alla fine. Il gol è stato molto, molto difficile, è stato impossibile da prendere, però la squadra diciamo che ha reagito bene. Questa vittoria. Quindi questo gruppo in prospettiva futura come lo stai vedendo? In prospettiva futura sicuramente molto bene, perché stiamo crescendo sia come gruppo sia come squadra, sul campo si iniziano a vedere risultati e puntiamo a una continuità di vittoria. Quanto è stato difficile ripartire con una squadra completamente nuova, perché gli acquisti sono stati tantissimi e quindi trovarsi adesso a dover subito far bene con grandi pressioni? Sì, diciamo che io sono uno dei nuovi, però dai, è molto difficile. Le ossature, bene o male, due o tre giocatori c'erano, tra cui Gianetto, però dai, pian piano col tempo riusciamo a metterci bene sul campo e sicuramente arriveranno i risultati. Un altro grande ex, vero trascinatore effettivamente della partita, la sua doppietta ha portato una bella vittoria in casa Orizzonti, Enrico Travaini ci ha raccontato le sue emozioni ai microfoni, sentiamolo. Enrico Travaini, bomber degli Orizzonti United e ex biellese, nelle ultime due stagioni hai giocato qui, l'ultimo anno hai fatto 23 gol, quindi quali sono state le emozioni e come ti sei trovato a giocare qui oggi con la tua nuova squadra? Ma sicuramente l'effetto è stato un po' particolare, perché cambiarsi in uno spogliatoio opposto è abbastanza particolare. Dopo due anni passati qua, dove ho lasciato degli amici, comunque oltre ai compagni di squadra, sono stati due anni in cui mi sono stato benissimo
e dove mi sono rimesso in gioco, dove mi sono un po' ripreso dopo qualche anno un po' dove ho fatto fatica, quindi porterò sempre un bel ricordo di Biella. Chissà un giorno poter tornare, si tornerebbe volentieri, perché è un bel ricordo fondamentalmente sia della società che della squadra. E comunque adesso sono con la maglia dell'Orizzonte, sono contento che abbia fatto 3 punti che oggi erano fondamentali. Tra l'altro questa è stata una partita in cui si può dire che anche tatticamente sei finalmente riuscito a esprimerti nel modo più congeniale per te, i risultati si sono visti. Sì, penso che con le mie caratteristiche nei campi grossi come Biella per le mie caratteristiche sono un po' più ideali, diciamo. Forse Cigliano, essendo un campo più piccolo, faccio fatica a trovare più spazio, che penso che sia la mia caratteristica principale, giocare negli spazi. Qua a Biella sicuramente non mancano, ecco. Come stai vedendo la squadra? Come stai vedendo il gruppo? Un gruppo quasi completamente nuovo che ha dovuto ripartire da zero. Come vedi questa situazione? Ma io penso che quest'anno, avendo cambiato tanto, essendo anch'io nuovo, il gruppo c'è molto unito e presi uno per uno i giocatori, penso che a nomi non siamo inferiori quasi a nessuno. E si tratta solo di trovare la giusta quadra. Penso che oggi si sia visto un Orizzonte diverso, più compatto, più determinato, e sicuramente le impressioni sono ottime, positive, ma su questo non avevo dubbi sin dall'inizio dell'anno, ecco. E adesso arrivavamo da 2 sconfitte in cui avevamo fatto un po' di fatica a trovare anche la via del gol, e oggi penso che fondamentalmente abbiamo concesso molto poco agli avversari, siamo espressi al meglio. Archiviata la 6ª giornata di campionato, si prospetta una settimana tranquilla, priva di impegni ufficiali per mister Boschetto e i suoi, quindi avranno modo di potersi concentrare nel migliore dei modi in vista della sfida interna contro il Volpiano. Vediamo quindi quale sarà il prossimo turno. Biogliese Valmos 9 Calcio, Borgaro Caselle, Città di Baveno Omegna, Gastino San Raffaele Ivrea, Gozzano Junior Biellese, Orizzonte United Volpiano, Santiago Rugliasco, Charvensoda e Greville, Verbania Varallo Pombia. Riccardo Boschetto, allenatore degli Orizzonti United, prossimo turno vi vedrà impegnati contro il Volpiano, un avversario sicuramente difficile, perché anche se ne ho promossa i punti li ha fatti finora. Come ti dicevo, è il campo che comanda, è sempre il campo che comanda, arriva una squadra con grandissimo entusiasmo, reduce da una promozione, che ha un progetto tecnico ben chiaro, fa giocare molti giovani, tra l'altro giovani di grandissima qualità. Noi l'abbiamo incontrato in Coppa Italia, l'abbiamo battuta, ma era una partita con scarso significato perché entrambe avevamo fatto grande turnover, e quindi sì, una squadra molto molto pericolosa, e che penso che addirittura ci sia davanti in classifica, quindi a dimostrazione del fatto che è un gruppo di grande qualità. Passiamo quindi ora invece a parlare dei più giovani campioni in casa Orizzonti, una juniores regionale che ha davvero debuttato col botto sabato scorso contro il Caselle, appunto a Tonengo di Mazzè. Abbiamo ascoltato tantissimi protagonisti, a partire dal mister Piercarlo Aloisio, che ci ha raccontato le emozioni dalla panchina. Sentiamolo.
Per Carlo Aloisio, mister juniores regionale, buonissima la prima, complimenti. Sì, grazie. La prima è andata bene, direi, molto bene. Siamo in un girone abbastanza difficile, perché comunque abbiamo visto che sono squadre attrezzatissime, c'è il Volpiano che addirittura è campione piemontese, poi c'è le Graville, Rivarolo, Ivrea che si è rinforzata con i giocatori a Gestar. Quindi è un campionato molto duro, però oggi è andata bene e ci godiamo questa giornata. Senti, ma sul 4-0 eri ancora lì a incitare i ragazzi, insomma, non volevi proprio che giocassero fino all'ultimo e portassero a casa il risultato? Sì, perché la mentalità è tutto, quindi se si fa bene si continua, se fossimo stati in difficoltà bisognava reagire, e quindi la mentalità nel calcio è tutto. Loro è un gruppo che lavora molto bene in settimana, quindi vale la pena vivere tutte le partite con la giusta intensità, il giusto approccio. Il calcio dà emozioni, quindi perché rinunciare a una partita? Bisogna sempre dare il massimo. Mi sembrano parole sensatissime, assolutamente. Ascolta, oggi c'era un Caselle che effettivamente si è dimostrato essere, con tutto il rispetto, un pelino sotto rispetto alla vostra forma, alla vostra condizione. È un girone, però, dicevamo prima, impegnativo, un Volpiano che comunque ha un percorso della scorsa stagione molto importante. Prossima settimana sarete in Val d'Aosta contro le Graville. Ecco, qual è la tua impressione su questo girone? Come dicevo, il girone è abbastanza duro, sì, quello sì. Però noi ci siamo, è un gruppo che comunque lavora bene in settimana, quindi secondo me ci vuole un po' di tempo, perché il nostro gruppo è formato da 23, 97 e un 96, quindi è molto giovane. Sicuramente l'inizio del campionato penso che sia un inizio abbastanza difficile, perché incontreremo ragazzi del 95, del 96, qualcuno ha qualche esperienza in prima squadra, quindi sarà da prendere un po' con le molle questo girone. Però noi ci siamo, quindi daremo il massimo sempre, come ho detto ai ragazzi. C'è, oltre al Volpiano, c'è qualche altra squadra che pensi possa regalare qualche sorpresa, e magari brutta sorpresa per quello che ci riguarda? Sì, penso Livrea, Rivarolo sicuramente, e il Borgaro. Il Borgaro io l'ho affrontato l'anno scorso, è una squadra molto attrezzata, i giocatori sono validissimi, li conosco. Quindi è un bel gironcino, sì. Ma devo dire che il Caselle oggi comunque è una squadra che è allenata bene, perché si vede, hanno schemi, hanno sempre cercato di giocare palla a terra, e quindi vuol dire che c'è una organizzazione di gioco, c'è una mentalità giusta, ed è una squadra che sicuramente al ritorno dovremo prendere con le molle, sicuro. Una juniores che abbiamo visto battere il Caselle per 5 reti. Di queste 5 reti, 2 le ha realizzate Luca Piaia, 3 le ha realizzate Cristian Gennaro. Li abbiamo sentiti entrambi a fine partita. Luca Piaia, attaccante juniores, autore del primo gol della stagione, della primissima di campionato. Contento? Sì, sì, molto. Abbiamo fatto una bella partita. Ho dei compagni di squadra eccezionali. Il mister è molto bravo, ha fatto fare un bel affiatamento alla squadra. Senti, tu tra l'altro so che vieni da parecchio lontano, insomma, mi è capitato di chiacchierare con la tua mamma che mi ha raccontato, insomma, da dove vieni, quindi ti fai veramente tanti chilometri, ne vale veramente la pena. Sì, sì, è un'ottima società, mi trovo molto bene con tutti, sia la prima squadra che i juniores. Eh sì, perché tu tra l'altro sei spesso convocato, quasi sempre, o comunque è capitato molto spesso che tu fossi convocato in prima squadra e anche giocato. È una bella soddisfazione. Sì, ero emozionatissimo, però mi sono divertito, è stato bello, sono contento e soddisfatto. Insomma, il battesimo del campionato è stato, direi, alla grande. Come lo vedi questo girone? Impegnativo? Sì, è impegnativo, però noi siamo una squadra molto competitiva e speriamo di farci, alla fine possiamo riuscirci tranquillamente. Cristian Gennaro, beh, intanto complimenti, tripletta la primissima giornata di campionato, insomma, davvero davvero bravo, insomma, il giovane bomber della juniores. È una bella soddisfazione aver fatto 3 gol così alla prima partita, però la squadra è molto forte, abbiamo avuto subito una grande soddisfazione di segnare i primi 4 gol nel primo tempo, e nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, abbiamo più gestito il pallone e siamo riusciti anche a fare il quinto gol. Caspita, davvero, come si può dire, buona la prima, direi veramente buonissima. Un girone il vostro che comunque sarà parecchio impegnativo, se non erro.
Sì, il girone è molto impegnativo, però noi siamo una squadra molto forte, competitiva, con un gran mister e sicuramente ci metteremo l'anima ogni partita per vincerla. Ecco, sì, un mister che è arrivato quest'estate, una squadra quasi costruita nuova, insomma, però mi sembra davvero un gran bel gruppo. Sì, il gruppo è fantastico, comunque ogni allenamento, guardando anche i loro allenamenti, sono straordinari perché si impegnano molto e danno tutto anche in allenamento. Avendo anche un mister che è molto motivatore, riescono a dare sempre il 110% in partita. Senti, tu hai anche la fortuna e l'onore anche di giocare in prima squadra, comunque di essere convocato spesso in prima squadra, sei contento? Sì, è una gran soddisfazione essere in prima squadra perché puoi migliorare te stesso e comunque giocare con gente che è molto, molto capace in queste categorie, soprattutto ad esempio Cesserao, Giovanni che ha giocato in Serie A e dà consigli a tutti, è un gran giocatore. Poi anche Beretta e tutto il resto. Dei protagonisti del sabato calcistico della Juniores abbiamo anche ascoltato le emozioni post-gara del capitano Emanuele Lombardo e di Gabriele Filippazzo. Emanuele Lombardo, capitano della Juniores, un bellissimo sorriso, complimenti per la prima vittoria. Grazie, siamo molto contenti, abbiamo fatto una buona partita. E niente, è andata molto bene, siamo una bella squadra, tanti sono nuovi, ma siamo una gran squadra, siamo molto motivati, è solo una prima vittoria che porta un po' di entusiasmo, ma noi continuiamo comunque ad andare avanti come abbiamo fatto la prima partita, abbiamo un mister molto motivatore come già ha detto Christian e niente, siamo contenti per la prima. Eh sì, la prossima è già in terra valdostana, la Aigreville, insomma, è sempre stata una squadra effettivamente competitiva. Sì, credo sia una buona squadra, io adesso non sono molto informato al riguardo, ma credo che andare ad Aosta non è mai facile. Abbiamo Aigreville, Charvensode e Pondonnaz, sono tre squadre che io non conosco, ma che comunque andare fuori casa ad Aosta non è mai facile vincere. Noi come sempre daremo il massimo, siamo motivati e niente, ci alleniamo un sacco. E siamo nel girone c'è anche il Volpiano, insomma, che per tutti è probabilmente la squadra da battere, così? Sì, il Volpiano credo sia la squadra da battere, ma noi non abbiamo nessun timore di nessuna squadra. Noi andiamo per la nostra, andiamo avanti partita per partita e non pensiamo a con chi dobbiamo giocare, a chi dobbiamo battere. Noi andiamo avanti e giochiamo. Come va? Senti, un'ultimissima domanda, so che sei molto contento, al di là di tutto, di essere il capitano. Cosa significa per te appunto essere il capitano di questa squadra? Ma io sono molto orgoglioso, e sono molto contento. Abbiamo avuto un mister che ha preso subito la squadra con polso. Io sono contento di essere capitano, i miei compagni mi hanno scelto, il mister è stato indirizzato, ma sono stati i miei compagni che mi hanno voluto come capitano e io sono contentissimo, darò 1000 in ogni partita, mi sacrificherò per tutti, è questo. Gabriele Filippazzo, insomma, un esordio direi alla grande, 5-0 contro il Caselle, soddisfatti? Sì, sicuramente cominciare bene la prima giornata non è mai facile perché bisogna sempre rompere il ghiaccio, ma noi abbiamo veramente una grande squadra e possiamo fare bene quest'anno, anche con un grande mister, molto bene possiamo fare. Tu sei parte di un gruppo che effettivamente arriva dal Biellese, anzi dalla Junior Biellese, e come vi state trovando qui in questa nuova realtà, in questa nuova società? Veramente molto bene perché noi che veniamo dalla Biellese siamo stati messi in prima squadra e anche i giocatori della prima squadra sono veramente molto intelligenti, non sono dei ragazzi che si atteggiano, quindi ci hanno fatti trovare bene. Anche in Juniores vediamo che i ragazzi sono molto aperti a nuove conoscenze e ci trattano bene. Sì, che siete un bel gruppo effettivamente arriva anche da chi vi segue dalle tribune, è una cosa molto bella. Sì, fortunatamente facciamo divertire la gente quando giochiamo, quindi il nostro obiettivo è quello e speriamo di far bene anche quest'anno. Cosa ti sta insegnando questo inizio di campionato, sia per quello che riguarda l'esperienza in prima squadra che comunque questa esperienza in juniores, anche se è appena cominciata?
Beh, mi sta insegnando che il calcio è una cosa molto seria nella vita, ti può insegnare veramente tanto. E vedo anche giocatori in prima squadra che vivono con quei soldi che guadagnano in prima squadra. Quindi capisco l'importanza che c'è nel calcio e per la vita che ti può insegnare. Abbiamo parlato di eccellenza, abbiamo parlato di juniores regionale. A brevissimo, la prossima settimana, incominceranno anche finalmente i campionati dei più piccoli, di tutta la scuola calcio. Abbiamo sentito proprio qualche giorno fa Luca Vacchino, il mister degli esordienti 2003, proprio in merito a quella che è la nuova stagione. Luca Vacchino, mister degli esordienti 2003. Ti abbiamo lasciato l'anno scorso come mister dei 99 e invece quest'anno riparti con ragazzini più giovani. È una bella esperienza. Sì, una nuova esperienza. Abbiamo iniziato da poco, quindi è la nostra prima partita. Proviamo oggi da 4-5 giorni che facciamo allenamento, quindi è veramente poco. E proveremo questa nuova esperienza giocando a 9, che è una cosa che non ho mai fatto. E vedremo come va a finire. Sono comunque tutti bravi ragazzini, è un bel gruppo e c'è da lavorare, però questo fa parte di noi allenatori, insegnare un pochettino quello che abbiamo. Senti, so che forse molto probabilmente disputerete il campionato su Torino, quindi un pochino forse più impegnativo rispetto a quello di Vera, comunque ancora non è arrivata la conferma, però è una tua richiesta perché volevi testare meglio i ragazzi o ecco, quali sono le motivazioni? È una richiesta della società, perché era già di base un buon gruppo l'anno scorso, avendo fatto questa collaborazione con gli Orizzonti. Abbiamo due gruppi perché abbiamo una quarantina di ragazzini, quindi andremo su due campionati diversi, cercheremo un gruppo di mandarlo verso Torino e un gruppo o qua nel Canavese o nel Vercellese, adesso si vedrà. Comunque insomma sarà un campionato penso piuttosto impegnativo per i tuoi. Sì, penso di sì, anche perché poi iniziano a cambiare crescendo, sono passati da un campo a 7 che era di 50 metri a passare a un campo da 75, è molto più grosso e un pochettino più impegnativo per loro, sia dal punto di vista fisico che anche dal punto di vista un po' tattico via. Insomma, quest'anno hai dei ragazzini di 11 anni, fino a qualche mese fa insomma avevano 14-15. Qual è la differenza, al di là insomma, dal punto di vista atletico? Di sicuro ce ne sono, ma insomma, dal tuo punto di vista qual è la differenza tra i ragazzi un po' più grandi e questi undicenni? Ma non ci sono tante differenze, ho lavorato comunque qua da quando alleno, ho sempre lavorato con dei buon gruppo, soprattutto dei ragazzi molto, molto bravi, sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista personale, sono tutti bravi ragazzi, quindi non trovo molta differenza. L'unica cosa è che hanno un po' più voglia di ridere e scherzare sempre. Vi ricordo i nostri orari di messa in onda ogni giovedì sera su Rete Canavese, canale 73 del digitale terrestre alle 20:30 e in replica sempre su Rete Canavese la domenica mattina alle 10:30. Su Studio Nord ogni venerdì sera alle 20:30 e in replica il sabato pomeriggio alle 16. Tutte le immagini e le interviste che vedete durante la trasmissione vengono comunque anche pubblicate sui siti www.fattidisport.it, www.orizzontiutd.it. Per questa puntata ricchissima di protagonisti è tutto, ci vediamo sui campi da gioco e ci vediamo anche settimana prossima.